Sì, è un, penso, un obiettivo importantissimo, perché da 20 anni si parlava della chiusura dell'area caldo, oggi è realtà, ma non solo la chiusura dell'area caldo, anche la tutela dell'occupazione, che era uno dei nostri obiettivi. Io ho sempre detto, non festeggerò mai la chiusura dell'area caldo fino a quando non c'era certezza sul futuro occupazionale dei lavoratori di quell'impianto produttivo. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a favorire anche nuovi investimenti sull'area dove insisteva l'area caldo della Ferriera di Servola. Oggi possiamo dirci soddisfatti, mi auguro che potremo guardare un futuro dove non semplicemente ci sarà la fotografia dell'occupazione che c'era e verrà tutelata, ma anzi ci saranno nuove opportunità occupazionali. Una giornata straordinaria, 20 anni di battaglie, 4 campagne elettorali. Oggi abbiamo firmato questo accordo di programma importantissimo. Ringrazio il Ministro Patuanelli e il Presidente Fedriga, però voglio ricordare anche tutte le persone che sono mancate sia all'interno dello stabilimento e sia a Servola. Purtroppo in questi anni ci sono stati molti lutti proprio in funzione di questo stabilimento, che poi in città nessuno più voleva. Per cui una delle più belle giornate della vita del sindaco degli ultimi 19 anni. Il risultato finale sia un risultato soddisfacente, perché ci dà la possibilità di guardare al futuro di quell'area con una prospettiva di sviluppo portuale molto forte, ci dà la possibilità di vedere finalmente tutelato l'ambiente con la chiusura delle aree inquinanti, delle condizioni inquinanti dell'area a caldo, tutto all'interno di un percorso di tutela occupazionale massima che siamo riusciti ad ottenere. Beh, quella è una sfida importante, non è l'unica del nostro territorio, ci sono elementi della specialità regionale che devono essere conformati, ci sono dei temi riguardo alla compartecipazione del bilancio della regione a quello dello Stato che possono essere migliorati, soprattutto in questo momento, quindi ci sono diverse sfide da combattere, da cercare di vincere per il nostro territorio, per la regione, oltre che per la città di Trieste, ma certamente l'extradoganalità del porto franco triestino è un tema che per noi è un dato di fatto e che deve essere certificato da un percorso normativo chiaro che sto cercando di portare avanti. Nei primi punti, dal punto di vista economico, le garanzie, cioè le parti di intervento di risorse da parte di Stato e Regione, quindi degli enti pubblici, stiamo parlando di 55 milioni di euro, c'è un forte investimento di quasi 200 milioni di euro complessivo, le prime tappe sono quelle dello smantellamento degli impianti esistenti e quindi di messa in sicurezza operativa. Nel frattempo Piattaforma Logistica completerà ovviamente la sua operazione di realizzazione della piattaforma stessa nella prima parte che è in realizzazione oggi, e ovviamente poi ci saranno tutti i percorsi di implementazione della piattaforma nella parte ferroviaria. Questo è il progetto. Quando ho detto prima l'importante poi è adesso vedere che quel cronoprogramma e quelle intenzioni, che sono ottime, che sono proscritte e non realizzate, debbano essere portate avanti nei tempi e nei modi certi, e questo è l'impegno più gravoso che le istituzioni devono assumersi, quello di verificare poi che le cose vengano fatte coerentemente al cronoprogramma.